Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi giornata molto importante, infatti ieri in tarda serata, un po' così di nascosto, è stata annunciata ufficialmente una nuova patch che dovrebbe arrivare già probabilmente nella giornata di domani, ma mettetevi comodi perché ci andiamo a vedere punto per punto che cosa dovrebbe trattare questo nuovo aggiornamento. Eccoci dunque su Trello, signori, piattaforma dove di solito vengono sempre pubblicati in anteprima gli aggiornamenti di FC25 e andiamoci a spizzare tutte le novità. Infatti, partendo proprio da quelle di gameplay che ci interessano di più, ci viene detto che innanzitutto i cross adesso avranno come risultato un passaggio che avrà il pallone che atterrà un po' più avanti rispetto a quello che è il ricevitore, e questo è un qualcosa che teoricamente ci può interessare, perché adesso tante volte capita che dando la palla alta al nostro giocatore che la controlla poi si perdono i tempi di gioco perché il giocatore incespica un po', no, nel controllare dei passaggi un po' troppo arretrati. Adesso questo dunque dovrebbe migliorare in termini di fluidità il controllo e l'apporto del giocatore. Successivamente, all'interno della schermata invece dei following issues, vengono trattati tutta una serie di elementi che andiamo subito a vedere. Innanzitutto ci viene detto che la linea difensiva poteva arretrare fin troppo rispetto a quanto si voleva mentre la squadra avversaria stava attaccando e controllando appunto il pallone nella nostra metà campo. Questo ciò significa che magari si dovrà andare ad utilizzare meno la trappola del fuorigioco per cercare di alzare la nostra linea difensiva, che cercherà di rimanere abbastanza alta, però la cosa mi preoccupa per due motivi. Il primo è quello che potrebbe continuare ad esporci a quelli che sono gli L1 triangolo di prima soprattutto, che rimangono molto forti, e secondariamente questo primo punto assieme al secondo, ovvero che i centrocampisti centrali e difensivi anche in questo caso potevano arretrare fin troppo quando la squadra avversaria entra all'interno della metà campo appunto nostra, quella che risulta la difensiva nel momento in cui difendiamo. E perché questa cosa mi preoccupa? Mi preoccupa perché andare ad alzare in maniera automatica quelli che sono i nostri giocatori, non vorrei che andando a ridurre le distanze tra i reparti ritorni un po' di pressing a centrocampo, quel pressing a centrocampo che l'anno scorso ci ha dato tanto fastidio, che quest'anno sembrava un problema che si era abbastanza risolto, perché la CPU sappiamo che ormai è predominante quest'anno, ma in area di rigore e non tanto in mezzo al campo, e non vorrei appunto che questi due punti ci portino un po' ad un ritorno al futuro. Per quanto riguarda il terzo punto, ci viene detto che alcune volte un passaggio rasoterra poteva incorrettamente mandare il pallone alle spalle di quello che è il ricevitore del pallone. Anche qui, come il punto riguardante i cross, è un qualcosa che capitava spesso ed è un qualcosa che chiaramente ci facilita molto il controllo del pallone e ci dovrebbe migliorare la fluidità delle nostre giocate. Quindi per quanto riguarda queste modifiche dei passaggi, sono sempre fan, perché sapete che quest'anno il sistema dei passaggi non è un sistema incredibile. Successivamente i tackling inputs, quindi gli input che riguardano la scivolata, spesso non si registravano sul giocatore loccato. Io spero che questo soprattutto riguardi i giocatori che stanno calciando in porta a porta vuota, che però spesso con palla contesa fanno le scivolate e ci fanno guadagnare dei cartellini rossi che non ci meritiamo. In alcune rare situazioni i portieri potevano saltare troppo più in alto rispetto a quanto richiesto, ed è un qualcosa che capitava tantissimo, lo avrete visto molte volte magari sui pallonetti, no? Con i portieri che facevano dei salti e intercettavano quel tipo di conclusione come se nulla fosse. Inoltre viene poi migliorata anche quella che è la logica decisionale dei portieri quando si tenta di fare un salvataggio con la palla che attraversa la linea di porta. Quindi in quel caso, sai, un pallonetto, una giocata del genere, adesso dovrebbe forse il portiere fare delle animazioni un po' più coerenti, ma comunque quel tipo di giocata rimanere abbastanza forte. Migliorato poi anche il posizionamento dei portieri nell'andare a salvare tiri dalla corta distanza, quindi portieri che si faranno trovare meglio su quel tipo di conclusioni lì. Onestamente non capisco il perché di tutte queste modifiche ai portieri, che secondo me, salvo alcune cose buggatine, erano abbastanza bilanciati quest'anno, perché poi si va anche a toccare quella che
appunto la cosa che effettivamente forse ad oggi andava toccata di più, ovvero che i portieri alcune volte non cercavano di parare power shot dalla distanza. Tante volte abbiamo visto delle animazioni anche sulle trivelle o i tiri a giro di portieri che rimangono impalati scappando all'indietro, quindi questo è un qualcosa invece di molto positivo e che potrebbe sicuramente migliorare la nostra esperienza di gioco. I colpi di testa alcune volte erano molto meno precisi di quanto richiesto, quindi bene anche questa cosa dei colpi di testa qualora dovesse verificarsi. Passaggi rasoterra fatti su una punizione alcune volte non andavano verso il ricevitore del passaggio che intendevamo, e questo succedeva tantissimo soprattutto l'anno scorso. Sono un grandissimo fan di questa modifica, sperando che finalmente si riesca a risolvere questo problema. In alcune istanze i passaggi alti, quindi i lob, quelli banalmente con il cerchio, erano meno accurati di quanto richiesto, e invece questa cosa qui un po' mi spaventa, perché non vorrei che si ritornasse un po' a quel spam, no, di cross smodato, di cambi di gioco che c'era l'anno scorso e che probabilmente era una delle poche cose che l'anno scorso non mi piaceva. Migliorata la fisica del pallone in alcuni scenari di tiro contrastato oppure di clearance, quindi di spazzate. Questo spero, mi auguro, che si traduca in meno rimpalli, che sono attualmente una piaga, lo possiamo dire, di FC25. Alcune volte i giocatori potevano perdere il controllo del pallone troppo facilmente se contrastati durante una skill. In alcuni rari scenari l'animazione dell'infortunio poteva verificarsi in match online, infatti a me mai successo. Alcune volte poi un lob pass si traduceva in una richiesta di cross e non in passaggio sul rush, quindi queste qui sono tutte cose di rush, mentre questi ultimi punti riguardano nuovamente il gameplay. Qua ci viene detto che alcune volte le skill richieste non venivano fatte se la palla si trovava vicino alla linea di fondo o la linea di rimessa laterale. Viene poi soprattutto migliorato il player switch, e questo ci interessa sempre molto, perché il player switch sappiamo quanto sia una meccanica cruciale ogni anno di gioco. E infine vengono ridotte di tanto alcune sostituzioni suggerite soprattutto ad inizio game. Poi abbiamo, vabbè, qui tutta una serie di modifiche marginali per quanto riguarda la carriera, Rush, Ultimate Team, ma si tratta di cose che appunto riguardano principalmente menu, cosa bug fixing, niente di grave. Quindi questo per quanto riguarda l'aggiornamento. Io onestamente sono un po' deluso dal fatto che non sia stata menzionata la velocità dei giocatori, che rimane ancora strasbilanciata. Non sia stata menzionata la CPU in generale, che rimane troppo predominante. Quindi vediamo, come al solito poi quando uscirà la proveremo e faremo anche un video confronto. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa patch, cosa avreste voluto vedere cambiare, se siete soddisfatti o meno delle novità in arrivo. Vi ricordo poi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!